Benvenuti ad una nuova puntata di Oltre i confini. La ricerca della vita extraterrestre è certamente uno dei temi più affascinanti dell'esplorazione spaziale degli ultimi anni. Ognuno di noi ha la propria idea. C'è chi dice, ma sicuramente gli extraterrestri esistono, altri dicono invece no, siamo soli nell'universo. Alcuni ricercatori la stanno cercando al di fuori del nostro sistema solare, hanno puntato le grandi antenne per ascoltare eventuali messaggi intelligenti. Altri invece la cercano qua vicino, la cercano tra le rocce di Marte, addirittura nei grandi laghi, nei grandi mari, di Europa, uno dei satelliti di Giove. Ma perché Marte, più di tutti gli altri pianeti, potrebbe ospitare la vita? Lo abbiamo chiesto a Cesare Guaita, planetologo e chimico che da sempre nella sua ricerca si occupa di questo argomento. Ma dunque, quali sono gli indizi che la vita ci possa essere oggi su Marte? Sono tanti. Sono tanti e fondamentalmente però si riassumono in alcuni piccoli concetti. Concetto numero uno, il clima di Marte non è molto diverso da quello della Terra. Se noi andiamo in Antartide, praticamente è come essere su Marte. Concetto numero due, per la vita è fondamentale l'acqua e su Marte l'acqua c'è. È vero che fa molto freddo e l'acqua è quasi sempre ghiacciata, però ci sono degli indizi forti che in certi momenti l'acqua possa diventare liquida. E, cosa vuol dire? Vuol dire che se io del ghiaccio, ma anche del calore che viene dal profondo perché c'è attività vulcanica, il contatto del ghiaccio con il calore magmatico può far fondere questo ghiaccio, magari in zone molto limitate, in osi molto limitate, però anche recentemente. Le sonde orbitali, soprattutto Reconnaissance Orbiter, hanno mostrato che improvvisamente si formano dei canali nelle zone molto scoscese. Questi canali si interpretano come acqua che improvvisamente sgorga dal profondo. È chiaro che il ghiaccio è sotto la superficie, quindi quando il calore tocca il ghiaccio e noi fossimo sopra la superficie non ce ne accorgeremmo. Però se c'è qualcosa che scava la superficie, per esempio un cratere, per esempio una fossa tettonica, allora quando il calore tocca il ghiaccio fonde e sgorga sulla discesa e allora ce ne accorgiamo. E esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi. Se c'è acqua liquida su Marte, magari un po' salina, magari un po' acida, questa è la dimostrazione che la vita ci deve essere. Non è banale questa affermazione, perché? Perché noi sappiamo che su un pianeta con dell'acqua liquida i materiali fondamentali che sono alla base della vita si formano nello spazio e vanno verso quel pianeta. Qualunque pianeta continuamente recepisce materiale che viene dallo spazio, i meteoriti, le comete, eccetera. Attualmente la gente pensa con molto criterio che la vita ci debba essere su un pianeta che ha l'acqua liquida perché i mattoni fondamentali vengono portati dalle comete e dagli asteroidi da certi tipi di asteroidi che sono molto ricchi di materiale organico. È una visione completamente rivoltata rispetto a quella che c'era una volta. Una volta si pensava che tutto è nato sulla Terra per una specie di magia. Adesso sappiamo che non è magia, è l'universo che vuole produrre vita dappertutto, producendo le molecole organiche fondamentali dentro nello spazio interstellare e poi portandole sui pianeti ricchi di acqua. Basta acqua perché la vita ci possa essere. Marte attualmente sembrerebbe che sia un pianeta di questo tipo. Attenzione che è molto importante, perché se noi scoprissimo un piccolo batterio su Marte, questa sarebbe una scoperta formidabile, dimostrerebbe che la vita c'è in tutto l'universo. È una cosa di assoluta importanza, non solamente scientifica. Tra gli oggetti del nostro sistema solare candidati ad avere vita, seppur molto piccola, vi è Europa. Europa è un satellite di Giove, un piccolo satellite di Giove, che è molto particolare. Pensate che è ricoperto completamente da ghiaccio. Se un astronauta un giorno dovesse scendere, beh, si troverebbe di fronte ad uno spettacolo incredibile. Là ci sono dei canyon profondissimi, profondi anche 100-200 metri, fatti completamente di ghiaccio. Bisognerà salire con dei ramponi e con delle picozze per esplorare questo piccolo oggetto del sistema solare. Ma sotto questa coltre di ghiaccio c'è un oceano profondo diversi chilometri e forse in quell'oceano c'è vita. Ma
Perché gli scienziati sostengono questo? Perché all'interno di Europa vi è un nucleo che è ancora molto caldo. Viene tenuto caldo dalla forza di gravità di Giove che lo fa muovere. E questo calore sale verso l'alto e arriva a toccare la superficie inferiore dell'oceano e lo scalda. Avviene cioè esattamente quello che avviene in certi oceani della Terra, dove sul fondo escono quelli che vengono chiamati i fumatori neri. Esce cioè dell'acqua molto calda. Ebbene, sulla Terra, vicino a questi fumatori neri, c'è della vita. E questa vita è molto particolare. La potremmo già chiamare una vita extraterrestre, perché gli organismi che vivono lì, vicino a questi fumatori neri, non hanno bisogno di ossigeno per vivere, non hanno bisogno di luce, come gli esseri viventi che invece vivono qui sulla superficie della Terra. Dunque, organismi simili potrebbero vivere anche là, sotto la coltre ghiacciata di questo satellite di Europa e vivere all'interno di questo oceano. Oggi è in viaggio una sonda verso Europa, la sonda Juno, che arriverà nei prossimi anni vicino a Giove per studiare nei dettagli anche questo satellite. E forse grazie alle informazioni che raccoglierà potremo dire davvero se c'è vita o se non c'è vita. Ma noi cerchiamo la vita più evoluta, non cerchiamo soltanto i batteri. Noi cerchiamo la vita su altri pianeti dove forse, chissà, ci potrebbero essere anche degli uomini o degli ominidi con i quali venire a contatto. Ma chiediamoci, quali caratteristiche deve avere un pianeta per poter supportare la vita e magari anche la vita intelligente? A dare una risposta a questa domanda ci è venuto in aiuto ancora una volta Cesare Guaita. Diciamo che dobbiamo dividere proprio in due step: vita a livello di batteri o anche a livello di organismi molto semplici e vita intelligente. Allora, c'è una condizione generale per entrambe, cioè che questo pianeta attorno alla sua stella si trovi a una distanza tale per cui la temperatura superficiale su questo pianeta mantenga l'acqua di questo pianeta liquida. Quindi la temperatura deve essere non inferiore a 0 gradi e non superiore a 100 gradi. Detto in altri termini, è fondamentale che ci sia acqua liquida sul pianeta. Beh, acqua liquida cosa significa? Significa che quest'acqua qualcuno gliela deve portare su questo pianeta. Ora qui il discorso è anche abbastanza intricato, perché le fonti di acqua nel cosmo sono parecchie. Diciamo che quando un pianeta si forma, aggregando materiale dallo spazio interstellare, rastrella anche una buona quantità di acqua, oltre che polvere, oltre che di metalli. E poi quest'acqua, diciamo che viene a essere intrisa all'interno del pianeta e viene buttata fuori dall'attività vulcanica. Quindi è importante che questo pianeta abbia una massa sufficiente, diciamo minimo la massa di Marte, perché abbia attività vulcanica e questa attività vulcanica porti verso l'esterno una buona quantità di acqua. Però può essere non sufficiente quest'acqua, diciamo così, endogena, e allora c'è una seconda fonte che tutti conoscono di acqua, che è l'acqua cometaria. Le comete normalmente cascano a valanga, specialmente quando un sistema solare si sta formando, quando il sistema solare nostro si formava all'origine, e ne cascavano a miliardi e miliardi, 4 miliardi di anni fa sulla Terra, su Marte e su corpi solidi. Beh, questa quantità di acqua era consistente. Le comete hanno un vantaggio, che mentre l'acqua della Terra primordiale, di un pianeta primordiale, è acqua sterile, quindi H2O, finito, l'acqua delle comete non è sterile, perché comprende anche degli elementi che sono basilari per la vita, a base di carbonio. Quindi è più importante addirittura l'acqua delle comete che non l'acqua endogena. Però gli oceani di cui siamo fatti sono una mescola di queste due. I batteri nascono di sicuro in queste condizioni, ma la vita intelligente, perché è una cosa ben diversa. Allora qui è fondamentale il tipo di stella attorno a cui un pianeta in fascia di abitabilità esiste. Deve essere una stella molto lunga come ciclo astrofisico. Il Sole a 5 miliardi di anni ne vive altri 5, molto bene. Però se il Sole fosse una stella un po' più grande, avrebbe una vita molto minore e conseguentemente il tempo che un pianeta buono gli è concesso per avere una evoluzione biologica molto estesa fino alla vita non ci sarebbe, fino alla vita intelligente non ci sarebbe.
L'ideale che cos'è? Quello che si cerca di fare adesso cercando pianeti extrasolari. L'ideale è di avere stelle un po' più piccole del Sole, perché le stelle piccole, mezza volta il Sole, 60% il Sole, hanno una vita molto lunga, sono anche un po' più fredde. Quindi su una stella piccola, una rossa, che sono la maggior parte delle stelle della Via Lattea, un pianeta abbastanza vicino alla stella può avere tempi di persistenza in condizioni buone di decine di miliardi di anni. Allora non c'è scampo, perché la vita diventa intelligente, deve avere miliardi di anni di tempo a disposizione. E con più c'è tempo, con più la vita diventa intelligente. E allora sulla Terra come sono svolte le cose? La Terra è un pianeta fortunato, perché ha 4 miliardi e mezzo di anni, ma per ragioni complicate la vita si trova sulla Terra già dopo mezzo miliardo di anni che la Terra esisteva. Quindi la vita ha avuto 4 miliardi di anni per evolversi, e in questi 4 miliardi di anni per evolversi l'evoluzione è stata esponenziale, cioè con più la vita diventa complicata, con più si complica, con più si complica. Se la Terra avesse avuto 1 miliardo di anni, sulla Terra ci sarebbero solo batteri. Il caso di Marte, che è un pianeta che è nato come la Terra, è un pianeta che si è, diciamo così, evoluto inizialmente come la Terra, ma poi è morto, e conseguentemente la vita su Marte si è, come dire, ridotta a forme molto semplici, perché Marte ha perso le condizioni di abitabilità. Condizioni di abitabilità vuol dire avere acqua liquida. Se perdi queste condizioni, la vita si riduce a cose molto semplici e a batteri capaci solamente di vivere in condizioni estreme, gli estremofili. Questo succede anche sulla Terra, ma sulla Terra sono anche condizioni talmente gradevoli che la vita ha avuto un'evoluzione enorme. Noi stiamo cercando la vita nel nostro sistema solare o forse su altri pianeti che ruotano attorno ad altre stelle. Ma c'è una domanda: cos'è la vita? Come è nata la vita sul nostro pianeta? Pensate, abbiamo scoperto tantissime cose, ma a questa domanda non abbiamo ancora dato una risposta. E nonostante gli sforzi, questa risposta tarda ad avvenire. Qual è lo stato dell'arte? Ce lo racconta Cesare Guaita. Ma dunque, è vero, non c'è una risposta sicura di come è nata la vita sulla Terra, ma in realtà di come è nata la vita nel cosmo. E qui, diciamo che io sono chimico e ho sempre in mente questa cosa qui. Io ritengo personalmente che il modo con cui si formano esseri viventi sia semplice. E quando lo scopriremo diremo: ma guarda com'era semplice, però è un po' come l'uovo di Colombo, no? E deve essere qualcosa di molto semplice che non abbiamo ancora capito. Perché? Per questa ragione che se uno va indietro nella storia della Terra scopre che fino a 4 miliardi di anni fa la Terra non aveva assolutamente forme di vita, non c'erano le condizioni. Poi, circa 4 miliardi di anni fa, facciamo 3.9, cosa succede? Succede che per il riassestamento dei pianeti del Sistema Solare e per l'allontanamento di Urano e di Nettuno verso la fascia delle comete, c'è stata una pioggia enorme di comete verso l'interno del Sistema Solare, miliardi e miliardi di comete. Sono cascate sulla Terra queste comete e uno si immagina, se anche c'era mezzo batterio, qui avrebbero fatto fuori qualunque forma di vita. No, perché dopo questo grande bombardamento tardivo, come si dice, la vita è nata improvvisamente. Cioè non c'era nulla 4 miliardi di anni fa, dopo 100-200 milioni di anni nacquero i primi batteri. Perché? Perché la Terra primordiale era ricoperta di acqua sterile, non c'era il carbonio. Invece le comete hanno portato quel secondo elemento che mancava, il carbonio. E quando tu hai l'acqua e quando hai delle molecole carboniose,
in 100 milioni di anni ti si formano i primi batteri. È vero, la Terra era molto calda, gli oceani bollivano, questo va bene. Un chimico sa benissimo che se fai bollire le reazioni organiche queste sono più facili da avvenire, però questo carbonio, queste molecole carboniose dissolte nell'acqua degli oceani primordiali tramutavano questa acqua distillata in una brodaglia bollente di amminoacidi, di zuccheri, di basi nucleiche che sono la base del materiale organico delle comete e anche di certi asteroidi. Questi componenti che lo spazio interstellare produce per ragioni astrofisiche, per ragioni chimiche, sono riversate sulla Terra primordiale o comunque su un pianeta ricco di acqua, sono bastati poche decine di milioni di anni perché la vita si innescasse. Quindi c'è qualcosa di molto semplice sotto. Gli esperimenti di Miller degli anni 50 possono essere un aiuto, ma un aiuto parziale, perché Miller produsse amminoacidi facendo scoccare scariche elettriche in quella che era ritenuta l'atmosfera primordiale della Terra, un'atmosfera senza ossigeno, con ammoniaca, metano e vari gas velenosi. In realtà Miller produsse amminoacidi, ma non produsse proteine. Miller produsse amminoacidi, ma fece molta fatica a produrre zuccheri. Miller non produsse basi del DNA. E questo è un bel problema. Invece le comete, zuccheri, amminoacidi e basi del DNA ce le hanno tutte, tutti quelli che noi conosciamo e anche molti di più. Certo, qualcuno, io purtroppo come chimico certe volte mi stringo un po' nelle spalle, se hai una soluzione, un oceano primordiale ricco di amminoacidi, come fai le proteine? Come fai a polimerizzare gli amminoacidi uno con l'altro, cioè attaccarli l'uno con l'altro, per fare delle molecole molto lunghe che noi chiamiamo proteine o enzimi? Questo è un problema durissimo da risolvere. E io ritengo che lo si possa risolvere con esperimenti che vanno fatti ad hoc, trovando il modo di far unire gli amminoacidi in ambiente acquoso, anche se l'ambiente acquoso è refrattario a questa cosa qui, cioè l'acqua spacca gli amminoacidi, però la vita si è formata nell'acqua. Quindi ci vogliono dei catalizzatori, cioè delle molecole particolari come le argille, che assorbano gli amminoacidi, li rendono molto vicini negli oceani primordiali. Ci vuole anche temperatura e calore, che c'era, i gas idrotermali. Ci vuole magari, e questo lo dico così nella mia testa, il calore dell'impatto di un asteroide verso la Terra, e questo calore fa polimerizzare gli amminoacidi dentro nell'asteroide o dentro nella cometa, in modo che vanno già giù dalle semiproteine. Tutte queste cose le diciamo, ma sono ancora poco conosciute, poco sperimentate. La verità è che la vita si è formata molto velocemente, quindi è facile che si formi, che gli elementi basilari sono nello spazio e che, se questo è vero per la Terra, è vero per tutto l'universo. La vita com'è sulla Terra, in queste condizioni, deve esserci in tutto l'universo. Non c'è scampo, perché le leggi della biologia e della chimica sono uguali per tutti. Se qualcuno afferma che siamo soli nell'universo, afferma il falso. Non ha senso che una cosa che è avvenuta in maniera così naturale sulla Terra non avvenga sempre. In molti film di fantascienza gli extraterrestri vengono rappresentati così. Ma davvero gli extraterrestri devono avere due gambe, due braccia, una testa? Pensate a quante specie viventi ci sono sul nostro pianeta e come siano diverse le une dalle altre. Allora qualcuno ipotizza che la vita nell'universo possa non essere basata sul carbonio, come invece lo è la vita terrestre. Addirittura qualcuno ipotizza che potrebbe essere basata sul silicio. Ci può essere questa possibilità? Ma dunque, c'è qualcuno che afferma che potrebbero esserci forme di vita differenti, chissà dove, non basate sul carbonio. Allora, la mia idea su questo punto è questa, che non solamente il carbonio è fondamentale per qualunque forma di vita in qualunque punto dell'universo, in qualunque galassia. Il carbonio è fondamentale, ma dirò di più. La mia opinione è che se esistono esseri viventi in un pianeta della galassia di Andromeda, la loro base molecolare deve essere identica alla nostra. Sorprendente, no? Perché
perché gli aminoacidi, gli zuccheri, le basi del DNA si producono negli spazi interstellari per ragioni astrofisiche. E quindi se si producono negli spazi interstellari, in tutto l'universo ci sono gli stessi aminoacidi, gli stessi zuccheri, gli stessi basi del DNA. Quindi la vita che nasce da queste, diciamo così, mattoni primordiali diffusi in tutto l'universo deve essere uguale dappertutto. Può non essere il carbonio? No. Perché? Perché il carbonio, nella sua casella della tavola periodica, peso molecolare 12, è un elemento unico su 92. Perché è unico su 92? Perché è l'unico che può fare catene molto lunghe con se stesso, con l'azoto, con il fosforo, con lo zolfo, catene molto complicate, ed è l'unico elemento che queste catene le può fare. Il silicio assolutamente no, qualunque altro elemento assolutamente no. E non è un caso che il carbonio è l'elemento chimico più abbondante che c'è nel cosmo dopo l'idrogeno e l'elio. Allora l'idrogeno e l'elio togliamolo perché fa le stelle. Il carbonio è l'elemento più abbondante che c'è nel cosmo, fatto dal metabolismo all'interno delle stelle che esplodono come supernove. Sarà mica un caso che il carbonio è l'elemento più abbondante del cosmo e anche l'elemento base per la vita? No, che non è un caso. La vita c'è dappertutto e c'è dappertutto in quanto l'universo è molto ricco di carbonio. Ripeto ancora, un elemento chimico, dico come chimico, unico nel suo genere per la sua capacità di fare molecole tremendamente complicate che solo gli esseri viventi pretendono esistere per la loro formazione. Questo è il concetto. Quindi la fantascienza potrà dire che c'è vita sul silicio. Silicio più ossigeno fa SiO2, la cosa più dura che c'è, la sabbia. Carbonio più ossigeno fa CO2. Che è l'anidride carbonica, che è un gas, c'è una bella differenza. Il silicio non può fare molecole molto complicate. E qualcuno dice anche, ma la vita potrebbe prescindere dall'acqua e magari usare altri liquidi come l'ammoniaca? No, perché l'acqua è elemento, fatto apposta per essere compatibile con le molecole biologiche. Ha la polarità giusta, ha la neutralità giusta, alla quantità giusta. Di ammoniaca ce n'è poca nel cosmo. L'acqua, come molecola, è la più abbondante dopo l'ossido di carbonio. E questa è una cosa stupefacente. Nel cosmo, il carbonio è l'atomo più abbondante dopo l'idrogeno e l'elio, l'acqua è la molecola più abbondante dopo l'ossido di carbonio. Quindi le basi fondamentali della vita, carbonio e acqua, sono le cose più abbondanti che ci sono nel cosmo. La vita è basata su queste e non è un caso. Ma se la vita intelligente esiste davvero nell'universo, perché non siamo ancora venuti a contatto? Quali sono le difficoltà? Cesare Guaita ce le spiega. È chiaro che se la vita esiste dappertutto e se, come dicevamo, una stella molto longeva con un pianeta in zona abitabile dovrebbe produrre vita intelligente, la vita intelligente dovrebbe essere molto diffusa. Quindi molti si possono stupire che contatti con altri esseri intelligenti e noi siano così difficili, non siano mai avvenuti. E il problema è un altro. Il problema è che noi non conosciamo qual è il periodo tipico di persistenza di una civiltà tecnologica. Noi siamo tecnologici da 100 anni, tra 1000 anni magari siamo autodistrutti. Noi non sappiamo questo, e non sapendo quanto dura una civiltà tecnologica, ma comunque sapendo che dura poco, che su 4 miliardi di anni, mettiamo che l'umanità durerà ancora 1000 o 2000 anni, niente. Quindi è un istante di tempo piccolissimo nell'ambito di un'evoluzione di una stella. Beh, questo è valido per chiunque sia essere intelligente attorno a qualunque stella. Far combaciare due istanti di massima evoluzione geologica ha una probabilità infinitesima, praticamente nulla. Non riusciremo probabilmente mai, salvo un colpo di fortuna pazzesco, a far combaciare due civiltà tecnologicamente giuste nel momento giusto. Questo è un gran problema. C'è il problema delle distanze, naturalmente, che si può superare con le onde radio, eccetera. Però combaciare la massima evoluzione tecnologica per due civiltà è veramente una cosa critica. E questo dispiace, ma è così.
solo un gran colpo di fortuna ci permetterà di avere questa possibilità. Speriamo che arrivi questo colpo di fortuna. E aggiungo una cosa, se io vedessi un extraterrestre, se lo trovassi, sapete qual è la prima cosa che io gli chiederei? E uno potrebbe pensare, come sono fatte le tue automobili, come sono fatti i tuoi missili, come sono fatti i tuoi televisori? No. Sappiamo che se sono evoluti hanno cose più o meno come le nostre. No, gli chiederei come è fatta la base molecolare delle tue cellule. Perché io voglio sapere se è come la mia e sono convinto che lo è, ma lui me lo confermerà e anche lui chiederà le stesse cose a me. Perché se è intelligente sa che non gli importa di sapere se io ho televisori grossi al plasma. No, vuol sapere la base molecolare della mia biologia. E questa è la cosa veramente importante. Non è un caso, e chiudiamo, che sul disco a bordo delle sonde Voyager che stanno uscendo dal Sistema Solare in questi mesi, c'è un disco dove le informazioni biologiche sono fatte apparire come le cose più importanti di tutti, da dire a eventuali extraterrestri. La biologia è la cosa più importante che c'è nel cosmo. Al momento non sappiamo come sia nata la vita sul nostro pianeta. Ma qualcuno cerca già di ipotizzare come finirà la vita sulla Terra. Ci sono tante ipotesi. Noi le abbiamo volute condensare in questo breve servizio. Ancora nessuno è riuscito a spiegare come sia nata la vita sulla Terra. Ma forse un giorno si arriverà a dare una risposta a questo quesito. Ancora più difficile, però, è capire come si estinguerà la vita sul nostro pianeta. Uno dei pericoli che maggiormente incombono sulla nostra testa è la caduta di un asteroide. Sappiamo quanto siano pericolosi e come abbiano contribuito nel passato ad alcune estinzioni di massa, ma se anche riuscissimo ad intercettarli e deviarli, nulla potremmo fare quando il Sole tra circa 4 miliardi di anni sarà diventato una gigante rossa e dopo aver inglobato Mercurio e Venere raggiungerà dimensioni tali che la sua superficie sfiorerà in termini astronomici la Terra. In quel momento nulla potrà sopravvivere sul nostro pianeta, che diverrà un deserto assolato. Allora l'umanità intera, se ancora esisterà, dovrà aver lasciato il nostro pianeta ed aver trovato una sistemazione attorno ad un'altra stella che le permetta di sopravvivere per qualche miliardo di anni ancora. Siamo giunti al termine di questa puntata durante la quale abbiamo parlato della ricerca della vita extraterrestre. Vi lascio con delle immagini che ci trasportano dai confini del nostro sistema solare alle profondità dell'universo.